Patrioti della Brigata Maiella e partigiani erano due formazioni combattenti che con loro sacrificio liberarono l'Italia dalle truppe nazifasciste. Questo pomeriggio nell'auditorium dell'Agenzia per la Promozione Culturale si è tenuto un convegno sul tema I Patrioti della Brigata Maiella e i Partigiani, analogie e diversità. Relatore il professor Marco Patricelli. Qual è la differenza o l'analogia fra questi due corpi combattenti? Sono due cose diverse tecnicamente, storicamente, documentalmente. La Brigata Maiella non era un'unità partigiana, anche se a qualcuno fa comodo considerarla così. Era una unità di patrioti perché aveva fatto del partitismo la propria bandiera, ma soprattutto perché non combatteva una guerra partigiana, era parte organica prima del quinto corpo d'armata britannico, poi il secondo corpo d'armata polacco. Erano, io li ho definiti una volta, erano militari senza stellette e partigiani senza partito. Avevano il tesserino militare italiano, ma non prendevano ordini dal Regio Esercito perché, essendo tutti repubblicani, non avevano prestato giuramento di fedeltà ai Savoia, che ritenevano responsabili dei disastri in cui era stata precipitata l'Italia col fascismo. Nel corso del convegno il professor Silvio Cappelli ha presentato il libro di Patricelli dal titolo Patrioti, storia della Brigata Maiella e degli alleati. Patrioti e partigiani erano formazioni militari che combatterono una guerra ingiusta e versarono il loro sangue per la libertà del nostro paese, ma erano profondamente diversi. È una storia che ci dovrebbe inorgoglire come abruzzesi, ma dovrebbe inorgoglire ogni italiano, perché in un periodo in cui nessuno era capace di fare le scelte giuste, loro la fecero e pagarono col sangue quello sforzo di riconquistare sul campo la libertà invece di aspettare che altri la regalassero. E la libertà regalata non ha lo stesso valore della libertà riconquistata. Alcuni reduci della Brigata Maiella, quei loro scollini tricolori, esattamente quattro, erano presenti, ma ormai a Sulmona sono soltanto in sette. Nella storia noi abbiamo le nostre radici e abbiamo la chiave di spiegazione del nostro presente e probabilmente abbiamo anche delle indicazioni per il futuro, ma ce ne dimentichiamo troppo spesso.